senza giri di parole, vittoria doveva essere, vittoria è stata. A dar man forza a questa vittoria, però una prestazione convincente dai primi minuti di gara. Una vittoria che è tutta dei ragazzi, è tutta dei tifosi. Era ora che potessero gioire e voltiamo pagina. Cioè, non credo che bisogna andare dalle stelle alle stalle, dalle stalle alle stelle. Bisogna essere sempre equilibrati nelle cose. Bisogna oggi andare a casa finalmente con un sorriso, soprattutto per la gente e per i ragazzi. Però la mia mente è già a Ferrara. E come si suol dire, una rondine non fa mai primavera. Ci vogliono tante rondini, ci vogliono tante partite per essere... per confermarsi in una strada che vogliamo intraprendere, e mi auguro che questo possa avvenire. Ritorno alla difesa a tre, ma soprattutto l'impressione che abbiamo avuto è che la Setana la partita l'abbia vinta a centrocampo, in cui si trovava in superiorità numerica, e soprattutto Rosina tra le linee è stato un po' decisivo. Non eravamo in superiorità numerica, eravamo 3 contro 3, solo che si è giocato col vertice alto, però i numeri lasciano il tempo che trovano. Credo che sia stato importante la compattezza della squadra. È l'ordine che c'è stato in campo. Anche il lavoro degli esterni è stato preziosissimo. Vitali ha condito anche la sua prestazione con un gol. Si sono interscambiati, lui è Coda, lui è Massimo. Vitali doveva fare gli assist, Coda segnare. Questa volta hanno fatto il contrario. Gigi ha fatto gol, ma poteva farne un altro e chiudere la partita. Però, come ho detto prima, voglio fargli i complimenti a tutti, ma per l'ordine che ha saputo dare, la compattezza e il sapere ognuno quello che dovevano fare. Questa settimana è stata una settimana importante, dove io ho visto in loro una luce diversa. Il voler parlare tutti allo stesso modo e il capire l'allenatore cosa che vuole. Una vittoria che comunque fa morale, soprattutto in vista della prossima trasferta. Come la preparerà? Come ho sempre detto, nella vita quello che è stato fatto non conta niente. Bisogna confermarsi. Aspettiamo la prossima partita. Grazie.